Geda, nel mare ci sono i coccodrilli. Il protagonista è un bambino, Enayatollah Akbari, di etnia Hazara, che una mattina si sveglia in una grande città e non trova più sua mamma. Perché? Perché la mamma lo ha abbandonato. Poi i motivi si scopriranno nel corso della lettura del libro. La mamma lo ha abbandonato e da quel momento in poi inizia la lotta di Enayatollah per la sua sopravvivenza e la lotta per riuscire a raggiungere l'Italia. Infatti, dopo alcuni anni riuscirà ad arrivare nel nostro paese. Questo è uno dei tanti libri nati sulla scia, sull'onda del successo mondiale avuto dai libri di Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli. Filone di libri che narrano più o meno romanzate le vicende di bambini e ragazzi che cercano di sopravvivere alla guerra o di scappare ad essa. Ma perché ho deciso di segnalarvi questo libro? Innanzitutto perché per il concorso Italia Book Challenge, dovevo scegliere un libro di un autore italiano, per cui girando lo sguardo attorno in libreria sono stata attirata dalla copertina del libro che bisogna dire è veramente graziosa. Punto numero due, perché adesso che ho finito di leggere questo libro vorrei assolutamente che lo leggesse anche mio figlio. Il motivo risiede nelle prime due pagine del libro. In queste prime due pagine la mamma di Enayatollah racconta, spiega a Enayatollah come dovrebbe essere la sua vita da quel momento in poi. È un testamento spirituale veramente bello. Io come mamma non avrei potuto aggiungere né togliere nulla. Queste prime due pagine dovrebbero entrare di dovere in tutte le antologie dei ragazzini delle scuole medie italiane. Infatti, il libro e tutta la vita di Enayatollah Akbari, quindi tutte le sue avventure e soprattutto disavventure che lo porteranno a raggiungere il nostro paese, non saranno altro che un inno a questi insegnamenti, a queste semplici parole, a questi semplici valori che io vorrei respirassero per sempre anche nell'animo di mio figlio.